Allora ragazzi, stiamo entrando in questo supermercato che si chiama Whole Foods Market. Andiamo a vedere cosa vendono, cosa hanno come loro prodotti e se troviamo qualcosa di italiano. Naturalmente quello è sempre una ricerca che noi andiamo a fare. Siamo venuti a vedere cosa vendono nei market qui in Colorado. Siamo in un grande supermercato, veramente molto grande, e niente, vi faccio vedere qualcosa. Non riesco a riprendere tutto, anche perché vogliamo andare a riposarci, sinceramente. Rimanete connessi. Allora, qui c'è una varietà infinita di succhi, sembrano veramente buoni, a $11.99, e ci sono tantissimi gusti. Poi da questa parte abbiamo la frutta già tagliata, guardate, a vista sembra veramente di qualità. Addirittura c'è il cocco organico, già tagliato, organic coco nuts, mango, tutta la frutta bella già pronta e tagliata. Guarda, melone, anguria, altro melone. Guardate, addirittura già speziate queste cose. Verdure già speziate, pronte da grigliare. Vabbè, le insalate ci sono anche da noi. Salse già pronte. Qui abbiamo il guacamole hot, quindi quello speziato, diciamo, al peperoncino. Salsa roja, roja. Tanta roba, ragazzi. Veramente tutto abbastanza ordinato. Cetrioli, zucchine, zenzero di vario tipo. Addirittura vendono l'agave a fetta, organic aloe vera. In questa parte ci sono gli asparagi, i broccoli, i pomodorini belli piccolini, tutti sistemati a piramide. Questi sono i cavoletti di Bruxelles. Sì, i cavoletti di Bruxelles a sacchetto. Guardate questi peperoni multicolor, pannocchie, ananas, mango, avocado, cipolle. E questo è soltanto il reparto frutta e verdura. Qui abbiamo i limoni. Si trova di tutto, pomodori per l'insalata, vari tipi di salsicce, di cotolette di maiale. Qui c'è il pesce, salmone, tonno. Cioè, una fetta di questo tonno, ragazzi, costa la bellezza di $22, mentre una fetta di salmone viene $14.63. Sono le grandi pizze surgelate. Questa pizza, che è veramente grande, costa $11.99. Cheese pizza, questa è $10.99. Qui cosa c'è? Sono degli hamburger salt pepper wild. Perché li hanno messi così in fresco? Dovrebbe essere un prodotto freschissimo. Questo è il reparto macelleria, con pollo, alette, polli interi. Questi sono già speziati, con barbacoa, chicken. Mamma mia, quanta roba, ragazzi. C'è veramente tantissima roba. Wow. Hamburger, ma giganti. Spiedini. Per fare la colazione, ti vuole prendere farfallina e poi le scacciatine così per la colazione. Questo cioè, sono con già speziate. I mirtilli, addirittura hamburger con i mirtilli. Questi sono tutti i tagli non adatto ai vegetariani, questa parte di video. Qui salsicce di vario tipo, che non basta una vita per poterle assaggiare tutte. Pancetta, mamma mia, quanta roba, ragazzi, quanta roba. C'è veramente l'impossibile.
mamma mia. Queste costano soltanto $3.86. Somigliano alle patatine che abbiamo appena mangiato al messicano. Qui c'è un reparto intero dedicato alla frutta secca. Bella questa confezione di noci. Noci sgusciati. Wow, $19.99. Cioè, ma vi rendete conto? Costa $20. Reparto birre è di vario tipo. È tra l'Heineken a $3, però è grande, eh. Cioè, questo è oltre mezzo litro. Bella, c'è cioè la classica Bud Light, la Blau Ribbon. Addirittura queste lattine sono proprio simpatiche da collezionare. Guardate com'è buffa questa. C'è addirittura quella con lo Yeti, con un coyote smembrato. Spencer. Queste sono tantissime varietà di birre. Beh, costano alla fine soltanto $4. Il prezzo non è esagerato. Questa è la Weiss Beer, che abbiamo modo di gustare più volte in Italia. Continuiamo il tour nel supermercato. Vari biscotti per la colazione. C'è lo sconto del 15%. Il reparto birre non finiva lì, era soltanto l'inizio, ma continua a oltranza e ce ne sono veramente tantissime. Los Longos Roast, tantissimi gusti, e sono nei cartoni da 6. Guardate questa, tipica messicana. Cos'è questo, Siria? Questo è tipo uno sciroppo, comunque un drink che bevi la mattina dopo essersi ubriacato. Ah, è un dopo sbronza? Sì. Addirittura, serve a rimetterti in riga praticamente. Super, questo non l'avevo mai visto in Italia. Questi sono gli energy drink con vitamine, tè verde. Basta mettere un paio di gocce nell'acqua e sei pronto per l'estate. E vai alla grande. E comunque il reparto birre è veramente lungo. Scusa. E ampio. Cosa? Queste sono pastigliette da prendere tipo, penso, prima della sbronza. Venuti al reparto pasta per vedere cosa troviamo di pasta italiana. Questa è una marca che non conosco, ma dice organic orecchiette rigate. Voglio vederle da vicino, da buon pugliese. Non sono proprio bellissime da vedere. Ci sono le caserecce, le pipe rigate, ma io vado alla ricerca di trovare proprio qualcosa di tipico italiano. Eccolo qua. Qui abbiamo la De Cecco. Ebbene, questa è italiana. Quindi c'è un reparto con tutta la fornitura di De Cecco. Vediamo ancora se troviamo qualcos'altro di italiano. Seggiano Fusilli. Non la conosco, ma dal nome mi riporta un po' in Italia. Pastificio, Craft Pasta, Sfoglini. Non vedo la nostra famosa Barilla. Un tempo era nostra, poi mi è stato detto che non è più italiano. Magari se avete notizie più concrete, scrivetelo nei commenti, ragazzi. Però non vedo altro oltre la pasta De Cecco. Qui siamo al reparto sughi. Altro reparto pasta, questa Seggiano mi ritorna di nuovo davanti, vorrei andare a leggere. Ah, sembra che sia provenienza toscana, quindi sì, italiana, Seggiano Toscani. Quindi c'è un altro secondo reparto dedicato a questa pasta. Patatine come se non ci fosse un domani, di tutte le specie. Queste devono essere le patatine di mais. Qui c'è il vasetto di salsa per inzuppare, per pucciare le patatine. Questa confezione di patatine costa $5.29. Reparto cereali, come sappiamo gli americani ne vanno pazzi a colazione, quindi da anni ci hanno sempre inculcato in tutti i loro film e non solo, di Kellogg's e tante altre
marche di cereali da mettere appunto nel latte. Continuiamo il giro. Reparto salse mostarda, che a me sinceramente non mi fa impazzire. Ce ne stanno come sempre di tutti i gusti, dalla gialla alla rossa. Qui abbiamo i ketchup, scatolette varie, fagioli, una scatoletta di fagioli, $1.29. Wow, questa salsa ranch l'ho assaggiata l'altro giorno a New York, $4.69. Ah, ci sono anche le altre. Questa qua è da mettere sull'insalata. Organic al lime. $5.40. Ma sono molto simili alle Pringles, le assaggiate l'altro giorno a Times Square. Sono al sapore di barbecue. Poi ci sono le original. E qui abbiamo altri succhi. $2. E la confezione qua è in vetro. Qui ci sono le casse automatiche, quindi basta appoggiare o comunque far vedere il codice a barre. Qual è questo codice a barre? Sul... questo. Eccolo, questo è andato. Facciamo quest'altro. Questo è andato. Vediamo se beccamo questo. No, questo non lo sta vedendo. Bene, video fatto. Abbiamo visto appunto cosa vendono in questo grande market, Whole Foods Market, che vuol dire, non lo so, andiamo a chiedere a Siria cosa vuol dire. È bello girare l'America in questa stagione. Eravamo sempre venuti d'inverno, tipo novembre, abbiamo fatto novembre, dicembre, gennaio e una volta a febbraio, mai venuti in il periodo appunto estivo come lo è adesso. Molto bello, è tutto completamente diverso, perché eravamo abituati a vedere sempre freddo, un po' di neve, invece adesso è proprio estate. Come vedete siamo vestiti in tenuta estiva. Il bello del Colorado è che è un clima abbastanza secco, quindi non si è umidi, appiccicaticci, e non c'è il famoso faugno che ti trova dappertutto. Thank you.
arrivati, questa è la nostra casetta qui a Denver. Questo è l'esterno, da qui si entra la casa. Lì a fianco ci sono i maestri che stanno ultimando la piscina. Questo è un cortiletto antistante la villa. Quella è la strada.